qua sempre su RTS, grandi ospiti. Abbiamo con noi, caro Davide. Eh sì, insomma. La regina. La regina indiscussa. La regina della pop dance. Dance. Come si chiama? Regina. Ciao Regina, ciao. Buonasera Regina, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Come va? Allora, intanto noi ti abbiamo già visto l'anno scorso, il primo anno del premio Nilla Pizzi, e ci hai deliziato nel fantastico hotel di Salsa Maggiore, dove poi l'hotel che ha dato poi Natalia, Miss Italia. Infatti era bellissimo vedere anche tutte le foto di tutte le Miss di tutti gli anni, no? E hai veramente scaldato il pubblico in un modo incredibile e pazzesco. Quest'anno è la seconda tappa. Tu sarai presente, sarai in giuria o canterai? Allora, quest'anno sarò in giuria e canterò anche, perché ragazzi, guarda, è emozionante sentire tante belle voci. E ragazzi, vi volevo dire pure questo. È stato molto bello arrivare qui oggi, vedere anche dei concorrenti dell'anno scorso. Sì, certo. Molto felice di vederli, perché è stato, io ho subito chiesto a lei, ma ci saranno anche i ragazzi dell'anno scorso? Ho detto sì, quindi è bello continuare a vendere sogni ai ragazzi, far con che questi sogni si realizzino, ovviamente, grazie al premio della Pizzi. Certo, guarda, poi c'è veramente un clima molto, molto bello. Eravamo prima dietro le quinte e c'erano i ragazzi che cantavano tutti assieme. E questo veramente è stato un momento, sai, da fare... Commovente. Commovente, sì. Perché difficilmente si vede i partecipanti così amalgamati, così. Invece è stato proprio un momento... È come una vera famiglia. È come una vera famiglia, esatto. Sì, infatti, ma il premio Nilla Pizzi è una famiglia. Quindi ragazzi, non lasciate andare i vostri sogni, venite da noi, ok? E andiamo avanti, perché la musica è vita. Poi guarda, è una cosa impressionante, Andrea, Regina, abbiamo imparato, io perlomeno a conoscere di persona l'anno scorso, la passata edizione, ma ho imparato da male negli anni 90, perché io suonavo come DJ a Torino in tanti locali e i tuoi dischi li rompevo, talmente li facevo andare. Che meraviglia! E l'anno scorso la cosa che mi ha stupito di Regina, quando uno è un grande artista dentro, è che eravamo seduti tranquillamente a commentare così la serata come due amici al bar, la persona più semplice del mondo. L'han chiamata sul palco, è salita sul palco, ha cantato il suo brano e sembrava una tigre, gli occhi della tigre, e dopo 20 anni mi ha emozionato come la prima volta. Questa è la tua grandezza. 20 anni veramente, perché Kimi Softly è del 96. E si sente ancora oggi, questa è la cosa incredibile. Ma ragazzi, vedi, per me questo è il premio più grande della mia vita, è sentire lui che mi dice queste cose, queste parole. Beh, ma perché lui è falso, Certo, è meraviglioso. È quello che io auguro a questi ragazzi di oggi, che partecipano ai concorsi Canori, no? Canori, ok, ciaone. Hai capito? Sentirsi dire dopo 20 anni questa cosa, non sono i soldi, ma è il ricordo, è entrare nella vita delle persone. Brava. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, quindi lottate per questo, perché se tu non lasci niente nella storia della musica, vuol dire che allora non siete riusciti a realizzare i vostri sogni. Non serve avere la villa, la macchina, quella, quell'altro, ma sono i sentimenti delle persone. Questa è una cosa che non ha prezzo. Io la peredo, lo vedi che la peredo? Io veramente mi so. Io lei la paragono, e perdonatemi, io la paragono al maschile a. Io questa sera come ho Tom Jones, cioè, Davide, ti stai emozionando. Il livello è questo, perché grazie, è questo il segreto della sua forza. Beh, adesso noi parliamo di Kill Me Soft, ma insomma, ma sì, ma ne però Kill Me Soft penso che l'abbiano cantata tutti. Anche i tombini si usava a dire. Ma hanno fatto tante versioni, tanti cantanti, tanti autori, no? Sì, cantato. È vero. È stato il mio primo cavallo di battaglia,
E nei 96 ovviamente, sai, la musica da lì fino ad oggi è cambiata tantissimo. E direi in peggio. Allora, vi sarò molto sincera. Per me è in peggio, sinceramente. Per me gli artisti hanno responsabilità molto grandi. Passiamo una comunicazione. La regina. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. With his song, telling my whole life. With his words, killing me softly. With his song. Grazie Regina. Grazie.